Ok, siamo arrivati qui stamattina. Ciao a tutti, oggi andiamo a vedere le cascate dell'Arzino. Siamo sopra Vito d'Asio, praticamente sopra l'abitato di Pozzis, che è una frazioncina di San Francesco. Abbiamo preso una strada sulla sinistra, parcheggiato a fianco della statale. Andiamo a vedere le cascate che sono subito dopo l'inizio, diciamo la sorgente del Ruscello. A quanto pare sono molto belle, la zona è estremamente selvaggia, come potete vedere. Di cosa è famosa per le foglie? Mi dicevi. Questa è famosa perché durante l'autunno, visto che si tratta di boschi molto incolti, è famosa per il foliage, c'è parecchia gente che viene a fotografare le foglie che si tingono dei vari colori durante l'autunno. Adesso ovviamente è inverno, quindi noi non vediamo niente, ma speriamo che le pozze valgano lo stesso la pena della passeggiata. Va bene, andiamo avanti. Tra poco. Beh, come strada mi sembra tranquilla come posto. Sì, sì. C'è un bosco molto, si vede che è un bosco che non è tenuto, sugli alberi abbastanza vicini. Questo in autunno deve essere veramente uno spettacolo. Sì, secondo me anche. Comunque vedi che sono montagne aspre, cioè montagne molto selvagge. Cioè noi siamo abituati del Trentino, del Bellunese, insomma, che anche Bellunese sono un po' aspre, specialmente la zona dell'Alpago. Però qui supera di gran lungo. Sì, ma qui è anche tanto disabitato. Sì. Quindi probabilmente ci sono anche tanti animali che non... Sì. Nessuno li disturba. Va bene, dai.
Allora, una piedina con soppressa con l'aglio e casatella. E casatella calda, sul torrente. Sì, cioè. Una che casca in acqua, comunque la mangio me. Con l'acqua di montagna, meglio. Andiamo alle pecore. Sì, è vero. Questa è la chiesa. Occhio, okay, okay. Dai, Ferruccio. Ah, guarda che moto! Che bello! Si sente salame, sai? Sì. È bello il suo cane. Bellissimo. Anche benvenuto. È un posto di barca questo. Mi sente, sente l'odore da... Del salame? Sì. No? Gli do la... No, la non dare. Guarda che lata di moto che ha questo. Bellissime. Bellissime. Sì. Un spettacolo. Veramente un spettacolo. Guarda che muro. Belle, eh? Ah, sì. Più di qualcuno non sistemato. Mi sembra quasi tutte l'hanno messa a posto. Hanno fatto bene a sistemarle. Sì. Come si chiama questo borgo? Pozzis. Pozzis? Pozzis. Ecco qua, siamo arrivati. Ecco, ci siamo arrivati alla fine della passeggiata. Quello che vedete qui è il ruscello dietro alla località di Pozzis. Quindi si prende da Venezia per Pordenone, poi si arriva a San Francesco di Vito d'Asio e poi si arriva alla frazioncina di Pozzis. Da lì si parcheggia e c'è una strada sulla sinistra dove si scende a tutte le meravigliose cascate che avete visto e attraverso praticamente una strada di tipo forestale poi si arriva qui vicino all'abitato di Pozzis. Beh, mi sembra un bel percorso, da 1 a 10. No, questo qua merita 8 e mezzo. Sì, guarda. 8 e mezzo. Pieno. Peccato che non sia valorizzato. Cioè, io pensavo di trovare po' una stupida tir, sai, qualche cascatina. Invece, ragazzi miei, veramente è valido. È anche molto ben tenuto. Molto ben tenuto. Non ci sono fazzoletti sporchi, sì, in giro, come si trova sempre dappertutto. Esatto, molto pulito. Farei un appello, sì, di non mandare in giro fazzoletti. Pulito. Ci sono tutte le transenne con l'acciaio in modo che, diciamo, i punti più difficili vengono protetti e vale veramente la pena di venire. Adesso è inverno, quindi probabilmente il colore che vedete non è dei migliori, ma d'estate deve essere una cosa meravigliosa. Grado di difficoltà io credo che sia portato molto così semplice di tutti, di tutti, sì, sì. Abbiamo... Beh, sempre non passeggini chiaramente, no, però anche per bambini, insomma, che quanto camminano sarà il dislivello? Bene. 200-300 metri, non, sì, so, non di più. 7 chilometri di lunghezza. Sì, abbiamo giù fatto un giro ad anello. Un giro ad anello. Torniamo su da Pozzi e andiamo a recuperare, sì, la, insomma, macchina in alto. Comunque merita. Va veramente bene. Veramente bello. Ciao, alla, alla prossima. Prossima.